ritorna la posta del cuore. Oggi l'amico Andrea mi ha mandato questo mixer da riparare. Mi ha detto che un canale non gli funziona e di controllarlo per vedere cosa è successo. Quindi andiamo subito ad aprire questo scatolone. Questo, da come dice lo scatolo, è un mixer della Soundcraft che abbiamo già riparato altre volte, mixer Soundcraft, e ho notato che hanno un difetto sul master praticamente, ovvero si va a danneggiare sempre l'operazionale del mix generale. Questo operazionale non va a fare altro che prendere in ingresso il segnale che arriva dai vari canali, lo manda al generale e lo riamplifica verso l'uscita. Se siamo fortunati, è sempre il solito difetto. Andiamolo a verificare. Andrea fortunatamente l'ha mandato già mezzo smontato e questo ci facilita la riparazione. Vediamo se lo possiamo provare così al volo, magari senza mandare nulla in corto. Vediamo se sta tutto a posto. Qui l'isolante c'è. Sì, lo possiamo provare al volo. Perfetto. Per provarlo al volo andiamo a collegare una cassa e vediamo insomma come si comporta. Ho collegato tutto, adesso dobbiamo andare a collegare l'alimentazione. Mixer acceso, accendiamo anche la cassa. Canale destro, c'è già qualche piccolo segnale di gain e va bene. Ho preso il mio telefono dove metterò un brano, insomma, per provare. Potrei anche mettere un rumore volendo, ma metto un mio video così siamo a posto col copyright. Ok, video partito. Ho attaccato l'iPhone sul TrueTrack-in, quindi per farlo andare, monitor, eccolo qua, il secondo pulsante, to mix. Sono delle schede, che siano di caldaie, termosi, qualsiasi scheda. Canale destro perfettamente funzionante, proviamo il sinistro, effettivamente il canale sinistro è completamente morto. In questo caso non c'è differenza a girare, non ha differenza a girare il cavetto, ma proviamolo giusto a scanso di equivoci. È infatti completamente morto. Guardate, se io vado a toccare qui facendo un poco di massa con le dita e prendendo anche un poco di scossetta, sentite che leggermente si sente. Quindi vuol dire che col mio dito testeroso sono riuscito a fare un ponticello per far sentire un po' il segnale. Ragazzi, ho inventato un nuovo strumento, il tester per eccellenza, il dito. A parte questa scemenza, andiamo ad analizzare questo componente. Passiamo sullo schema elettrico. Per quanto riguarda questa serie di mixer, lo schema elettrico va bene dalla versione 8 alla versione 12, perché praticamente è lo stesso identico mixer per quanto riguarda la parte finale, effettistica e tutto il resto, cambiano solamente il numero dei canali, da 8 a 12. Quindi direi di andare direttamente sull'uscita. Vado direttamente sull'uscita perché quando abbiamo il segnale sui V-meter, adesso ve lo faccio vedere anche da schema, il segnale dai V-meter poi si biforca e va all'uscita. Quindi se arriva ai V-meter, fine V-meter, il segnale è buono. Quindi il problema sta nella riamplificazione del main, appunto su quel componente, quell'operazionale che vi dicevo all'inizio del video, che è un problema noto su questi mixer. Quindi questa qua è un canale d'ingresso, diamogli uno sguardo giusto a titolo informativo. Qui vabbè, ingresso microfonico, ingresso di linea e l'insert che serve per inserire un effetto prima della preamplificazione, ovvero della sezione toni, questa sezione qui. Poi dalla sezione toni, vabbè, switch, 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 switch e arriva qui all'IC500B. Questo IC500B è del canale però, è un operazionale del canale che dal canale manda il segnale tra MixL e MixR allo stesso operazionale che abbiamo in uscita. Quindi andiamo direttamente nella sezione finale. Ecco, questa è la sezione V-meter. Da qui poi dovremmo avere subito la parte finale. Solo bus. Eccolo qua. MixR e MixL entrano in un NE5532, abbiamo i due insert, secondo canale del 5532 e pam, subito all'uscita, MixOut R e MixOut L. E ovviamente prima la regolazione del volume, non è altro che un potenziometro. Se non sapete cos'è un potenziometro, vi lascio un link in sovraimpressione dove ho spiegato che cos'è un potenziometro. Detto questo, direi di andare a controllare questo integrato. Guardiamo una cosa interessante, essendo un doppio operazionale, abbiamo che tutto il canale sinistro è gestito da un componente e tutto il canale destro da un altro componente identico. Lo capiamo da qui, IC1B e IC1A. Questo cosa vuol dire? Che il primo operazionale,
quindi vedete già la numerazione dei pin dell'operazionale 1, 2 e 3, prende la parte finale della riamplificazione da mandare poi all'uscita mix out L, mentre la parte secondaria del secondo operazionale 5, 6 e 7 è stata fatta nell'ingresso, nell'insert, ovvero di un'ulteriore sezione effetti. Questo è il datasheet dell'NE5532. Vediamo, vabbè, operazionali, chiacchiere. Eccolo qua il nostro pinout. A cosa ci interessa il pinout? Ci interessa capire che è fondamentalmente un doppio operazionale, come per esempio il TL072 o comunque altri doppi operazionali. La cosa che dobbiamo controllare è unicamente la posizione dell'ingresso invertente e non invertente e dell'uscita, e ovviamente tensione negativa e positiva. Quindi, per esempio, avendo io in SMD, in package SMD, il TL072, dobbiamo andare a controllare se il pinout è lo stesso. Ecco, vediamo. Uscita 1, invertente, non invertente, negativo. Ok, invertente, non invertente, negativo. Poi positivo, uscita, invertente, non invertente. Perfetto, è identico. Lo possiamo andare a sostituire direttamente con questo qui. E io direi di passare al microscopio, così vediamo meglio. Ecco qui il componente incriminato, il 5532 IC1. Quindi direi prima di tutto di andare a dissaldarlo. Faremo tutto on board, tanto è una dissaldatura semplice, non andiamo a rovinare nulla. O meglio, potremmo rovinare qualcosa, ma siamo attenti. Pinzetta alla mano e dissalderò il componente con l'aria calda, utilizzando la mia Sugon. Temperatura 380 gradi, potenza dell'aria 100. Ho messo un po' di flussante e prendo una bocchetta che bene o male sia grande quanto il chip. Pronti. Ricordiamoci che il puntino sta verso il basso. Verso sinistra e basso. Ecco qua. Tolto il componente, possiamo andare a pulire le piazzole. Per pulirle utilizziamo un po' di flussante fresco, un po' di treccia e saldatore a 350 gradi. Tanto è pochissimo stagno, non c'è bisogno di andare a mettere temperature esagerate. A differenza di come ho fatto con l'aria, perché l'aria appunto è meno diretta rispetto allo stilo. Infatti guardate, è già bello che è pulito. Una bella pulita con alcol isopropilico. Uso la pezzuola, così vado a far attaccare sulla pezzuola tutta la sporcizia del flussante. Ok. Adesso, dato che delle volte mi dite che magari non sapete usare l'aria calda o il saldatore, in questo caso ho dissaldato con aria calda, ma avrei potuto farlo tranquillamente con il saldatore. Infatti adesso l'andrò a risaldare con il saldatore. Prima di saldare il nuovo componente, abbiamo bisogno di creare una base, appunto, che faccia saldare il componente, quindi non saldare sulla piazzola di rame direttamente. Per fare questa piazzola, niente, non ci vuole nient'altro che una punta sottile e un po' di stagno. Dato che abbiamo pulito, andiamo a mettere un pochettino di flussante, giusto che ci aiuta nella saldatura. Ok, dai, giusto una goccia. Prendi il saldatore, temperatura sempre 350, andiamo a mettere un po' di stagno sulle piazzole. No, questo qua non è uno stagno a bassa temperatura, è uno stagno normalissimo, quindi giusto per titolo informativo. E comunque tutto quello che uso ve lo lascio in descrizione, così sapete che materiali uso, che strumenti utilizzo. Così se volete magari intraprendere questa bella carriera delle riparazioni elettroniche, sapete io che cosa uso. Ho toccato un po' con lo stagno perché mi sembrava una saldatura fredda, ma invece era buona. Un pochettino, un nulla di flussante fresco. E andiamo a mettere il nuovo componente. Come detto prima, lo andrò a sostituire con un TL072, perfettamente equivalente al 5532. Andiamo a metterlo qui. Staccati. Ecco, ricordatevi di pulire sempre le pinzette, altrimenti poi vi si attacca la roba. Io non l'ho fatto prima, lo devo fare adesso. Guardate che schifo. Quando attacca è un fastidio, quindi pulitele sempre. Quindi riposizioniamolo come si deve.
Beh, tanto comunque lo andiamo a tocchicchiare col saldatore e ce lo raddrizziamo poi col saldatore. Come detto prima, lo vado a saldare a stilo. Adesso do una scaldata, giusto per far, diciamo, tenerlo fermo. Piano piano. E adesso andiamo a fare la vera e propria saldatura. Dato che lo stagno l'abbiamo messo già sulla piazzola, ne ho messo in punta giusto una gocciolina, vedete? Tengo sempre il componente ben fermo. Vado man mano a sciogliere tutti i piedini dello stagno. Perché non faccio un solo piedino per volta? Perché così scenderà bello dritto e sì, sono puntiglioso, mi piace che scenda bello dritto. Che è riparato, ma non deve sembrare riparato. Nel senso che la saldatura e il posizionamento del componente deve essere pressoché perfetto. Semplicemente, molto facilmente, mentre scaldiamo, premiamo leggermente con la pinzetta e il gioco è fatto. E uno. Diamo l'ultima botta di qui. Ok. Perfetto. Andiamo a pulire di nuovo con alcol come abbiamo fatto prima. Mi sono allungato perché il flussante comunque cola, gocciola quando si scioglie, quindi andiamo a pulire per bene tutta la zona. Perfetto. Un po' troppo qui. Ok. Fatto questo, a scanso di equivoci, diciamo magari problemini in saldatura, con il multimetro ci andiamo a battere la connessione. Sono già sicuro che la connessione sia corretta, sia giusta, insomma, però per sicurezza ve lo faccio vedere. Multimetro in prova continuità. Andiamo sui piedini del componente. Perfetto. Perfetto, questo qua dove va? Passa qui sotto. È una massa che andrà sicuramente per di qui, eccolo qua, sì. Perfetto. Questo invece è il positivo, vediamo se è tutto ok. Perfetto. Con l'altro componente. Perfetto. Forse non state vedendo, comunque sto provando le connessioni di massa anche sull'altro componente che sta qui sotto. Adesso proviamo questa connessione qui. Perfetto, questa va qui. Perfetto, e questa va qui. Perfetto. Direi che possiamo andare a provare e vedere se il cambio diretto del problema, diciamo, noto dei mixer Soundcraft ha risolto il problema. Quindi andiamo a ricollegare e quindi solleviamo un attimo, colleghiamo l'alimentazione. Occhio che quando c'è l'alimentazione, qui sotto c'è la 220, quindi stiamo attenti. Ricolleghiamo questo qui. Ricolleghiamo la cassa a destra. E la batteria, perché il circuito è alimentato a 9V. E a destra, va bene. Adesso proviamo l'incriminato. Risposto Pierre per effettuare la misura. Giumenti, la presetta della batteria 9V, condensatori, il suo biglietto da visita. Perfetto, adesso direi per fare una cosa corretta di andarci a provare tutti i canali per una questione di sicurezza. E direi che si può rispedire e mandare al mittente. Piccoli saldatori, questo video finisce qui. Abbiamo capito e ricordatevi che se vi trovate ad aggiustare un mixer della Soundcraft della serie EFX e magari non avete un canale o totalmente entrambi i canali vi mancano, prima di perdervi a guardare su tutti i canali di ingresso, date sempre una controllata al problema che vi ha detto Niki, i due operazionali di uscita, difetto conosciuto su questa serie di mixer. E detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, premere la campanellina e mettere un bel mi piace, che non guasta mai.
è che sulla barra troverete tutte le mie informazioni, come supportare il mio canale iscrivendovi a Patreon, come iscrivervi al mio canale e un video dedicato secondo le vostre preferenze. Detto questo ragazzi, ringrazio tutti i Patreon che mi sostengono e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi e alla prossima, ciao!